Amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che cornice di pubblico splendida, è certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. La storia recente ci dice che non stanno attraversando un buon periodo di forma, nessuna vittoria nelle ultime tre partite. Questo periodo sembra girare. Non riesce a convertire il cross in rete. La Salernitana deve dimostrare maggiore attenzione, da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Thank you.
Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Provano a ripartire da dietro. Antonelli. Biabiani. Calaiò. La mette in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Decidono di giocarla all'indietro. Antonelli. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Cerca lo spunto. Antonelli. Occhio al traversone. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Allontana la minaccia. L'appoggio sulla fascia. Prova a scavalcare la guida. Splendida reazione del portiere. Ha messo alla prova il portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Tenta di allontanare il pallone. L'avversario ha avuto la meglio. Antonelli. Scatta verso il pallone. Pericolo. È in ottima posizione. La mette sulla sinistra. Prova la soluzione in fascia. Crossa il pallone a centro area. La difesa riesce a spezzare l'azione. Calaiò. Thomas Hertu. Cerca l'uomo là davanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Antonelli è libero di creare pericolo. Cross. Gioca con un pallone lungo. C'è la palla lunga in avanti. Scatta verso il pallone. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Giannetti. Calaiò. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Libera tempestivamente.
tabellone dice ancora 0-0. Scodella in avanti, si libera la grande, la mette in mezzo, si fa trovare pronto e allontana il pallone. La palla viene respinta. Calaiò. Pallone lungo in verticale. Thomas Ertaud fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Decide di non rischiare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cerca una soluzione con la palla lunga. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Sau. Tumminello. Biabiani. Sau. Biabiani riceve in posizione interessante. Sbaglia la situazione. Può provare. Decide di sfruttare la fascia. L'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Prime fasi della ripresa già in corso. Il Pescara ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Lungo passaggio in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Antonelli. Antonelli non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Difesa ben posizionata, allontana la sfera. Tumminello. Tumminello prova a spingere sulla corsia di sinistra. Pallone lungo in verticale. C'è! Il portiere si oppone. È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Cercherà il tiro. Un gol pazzesco, pazzesco. Antonelli con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Si ricomincia dall'1-0. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo.
Scodella in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Decidono di giocarla all'indietro. Il vantaggio trovato ad inizio del secondo tempo non deve condizionare l'atteggiamento tattico della squadra. Se si abbassano troppo, rischiano di far nuovamente rientrare in partita gli avversari. Antonelli. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Prova a prolungare in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Tocco morbido. Cerca lo spazio con il pallonetto. La palla esce. Beneficeranno di un corner. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Spazza. Allontana la minaccia. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. La gioca in profondità. Inizio del secondo tempo ci ha regalato il gol che sta decidendo il match. E così siamo evidentemente sull'1-0. Biabiani. Provano a ripartire da dietro. Antonelli, autore di una rete in questa partita. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovare. Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Recuperano il possesso del pallone. Cerci, ultima partita, è stato schierato tra i titolari. Allarga il gioco. Lungo pallone in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Antonelli. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerci cerca di sfruttare gli spazi laterali. C'è il cross. Sbroglia la situazione. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Biabiani. Cerci. Biabiani raccoglie un passaggio dalle retrovie. È attento e allontana senza problemi. Occhio che prova. Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato.
con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Cerca di pescare il compagno col filtrante. La gioca sulla destra. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Cross a centro. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Si fa trovare pronto. Chine. Qualche istante e sarà tutto finito. Thomas Ertu era ben posizionato e intercettato il pallone. Devono buttarla in aria e sperare. Riceve il passaggio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga, in avanti. Pallone lungo, in verticale. E l'arbitro dice che può bastare una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Nel secondo tempo sono rientrati dagli spogliatoi con lo spirito giusto e sono riusciti a trovare il gol della vittoria. La nostra telecronaca termina qui. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre al mio fianco. È stato un grande piacere.